Magazine.it live dal Festival del Giornalismo di Perugia. Siamo qui con Ciro Pellegrino, capo della redazione cronaca di Fanpage. Allora, dal mattino a Fanpage, passando per l'inchiesta, il futuro del giornalismo è solo online? No. Allora, io ho una formazione prettamente cartacea, nel senso che arrivo dal cartaceo, ho iniziato con giornali cartacei anche iperlocali. E poi sono stato fortunato perché per molti anni, quando è iniziato ad arrivare internet nelle redazioni piccole, parlavo di una decina, 12-13 anni fa, ahimè, mi sono subito interessato a tutto quello che poteva essere l'online, una piccola realtà, no? Dove è anche complicato perché non ci sono grandi infrastrutture. Sono stato fortunato perché poi ho avuto la possibilità di associare sempre l'attività del giornale, l'attività giornalista con il blog, con tutto quello che potevano essere le cose pre-Facebook. Quando poi mi sono trovato in una situazione lavorativa un po' più complicata, ho uscito da un giornale, dalla crisi di un giornale, ho iniziato a collaborare col Mattino con il cartaceo, il web là non era ancora decollato, ho iniziato anche con l'inchiesta. E quindi ho sperimentato sostanzialmente, Facebook era iniziato a diventare il punto di riferimento anche per distribuire le notizie, e poi questa, devo dire la verità, questa modalità anche distribuzione di notizie su Facebook, capite anche le modalità con le quali si muove il giornalismo rispetto ai social, ha trovato il coronamento a Fanpage, dove le due cose vanno di pari passo, la discussione è continua, anche bella e entusiasmante rispetto ai rapporti tra social media e giornalismo, e là, diciamo, là devo dire la verità, è bello perché ti rendi conto di quanto influisca proprio sul lavoro di tutti i giorni il rapporto che hai con i social.